State cercando soluzioni per trasformare quella parete vuota dietro il divano e darle un senso? Se avete sempre tanti dubbi in merito, in questo video vi mostrerò alcune idee per renderla unica, dando carattere e personalità al soggiorno. Ciao, sono Sabrina, mi occupo di architettura sensoriale, benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, consigli per arredarla e qualche idea fa da te per rinnovarne il look. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere avvisati quando esce un nuovo video. Qui sul canale ne ho già pubblicati alcuni che riguardano invece la parete dietro il letto. Vi lascio i link dei video nella descrizione qui sotto e anche di quelli che citerò oggi. Rimanete fino alla fine perché vi mostrerò anche le soluzioni che ho adottato io per i miei clienti. Se anche voi state ripensando agli spazi della vostra casa e siete un po' in difficoltà sulle opportune scelte da fare, potete chiedere una consulenza inviando un'email a questo indirizzo. Oggi parleremo di alcune idee per arredare e caratterizzare la parete dietro il divano. Questo spazio infatti fa venire spesso tanti dubbi della serie: che ci metto? Le soluzioni non sono poche e le stiamo per vedere. Per aiutarvi nella scelta tra queste, valutate diversi fattori, come ad esempio lo stile che è più nelle vostre corde, ma anche quello che più è in linea con quanto già presente in casa, così da avere una coerenza visiva tra le varie stanze, la dimensione, la grandezza della vostra parete, perché molto dipenderà da questo, e ovviamente il vostro budget. Partiamo quindi col vedere quali soluzioni ho previsto per decorare la parete dietro il divano. Alcune le conoscerete già, ma vi fornirò più dettagli, altre sono più insolite. Un'idea semplice per caratterizzare la parete più importante del soggiorno è quella di usare colori o grafiche, così da attirare l'attenzione su questo punto della stanza. Vediamo però come fare le scelte giuste. Per quanto riguarda il colore, sarebbe meglio riprendere tonalità già presenti in casa o comunque che possano dialogare bene anche con il colore del divano. Non dovete per forza usare il colore a tutta altezza. Potete scegliere anche di colorare solo una fascia bassa, giusto sopra le spalle del divano, oppure fino a 2/3 di altezza. Cosa che vi consiglio se avete una casa piccola o una casa buia e soprattutto se volete inserire un colore intenso. Altra idea un po' più moderna e che movimenta anche lo spazio è giocare con delle geometrie, però mi raccomando non esagerate, quindi meglio trovare una grafica che piace e copiarla. Per aiutarvi qui sotto vi lascio anche la playlist che contiene l'analisi di più di 20 moderni colori per pareti, così da prendere ispirazione. Per quanto riguarda la carta da parati, l'offerta è davvero ampissima e c'è il rischio di andare in confusione. Per quella che è la mia esperienza, dal momento che la cerco spesso per i miei clienti, la maggior parte hanno delle grafiche davvero tanto cariche e anche disegni tanto grandi, troppo grandi per la maggior parte delle nostre case. Infatti, grandi motivi, grandi disegni danno la sensazione di avanzare rimpicciolendo lo spazio. Optate quindi per delle grafiche o dei pattern che diano carattere sì, ma senza soffocare lo spazio, che non siano né troppo scure né troppo ricche. Possono avere motivi floreali o vegetali, avere forme geometriche oppure essere astratte. Ma ricordate che la semplicità vince sempre. Scegliete toni in linea con quelli che avete già presenti in casa e considerate che alcuni brand consentono di chiedere delle modifiche ai colori diciamo esposti sul sito, quindi potete personalizzarli in base a quelli della vostra casa. Vi invito inoltre a seguire i consigli di un mio video specifico proprio sulla carta da parati.
Altro modo per arredare la parete dietro il divano è quello di usare elementi decorativi, come possono essere specchi, quadri, mensole, nicchie, eccetera. Ora scendo nel dettaglio. Per quanto riguarda i quadri, è importante definire prima le giuste dimensioni, perché influiscono molto sul risultato. Se decidete di inserire un solo quadro, questo deve essere grande, perché si deve rapportare con la dimensione del divano che ha di sotto. Se volete inserire due o più quadri, allora potete andare ad esempio sul formato 50x70, come ho fatto io in questi miei progetti. Altra opzione è realizzare una composizione di più quadri, allora possono avere anche dimensioni inferiori e potete prendere ispirazione sul mio video in merito. Vi consiglio comunque di fare prima delle prove a parete ritagliando per esempio la carta da pacchi. Se non volete bucare la parete dietro il divano, potete prevedere una bella mensola su cui poggiarli, così da essere anche liberi di cambiare grafica a seconda della stagione o di cambiare posizione. È importante anche selezionare opere che possano armonizzarsi tra loro per colore e stile, e inoltre scegliere la cornice sempre in linea con lo stile che avete in casa. Per arredare la parete del divano, l'altro elemento decorativo sono gli specchi, che vi aiutano anche a creare l'illusione di un ambiente più ampio e luminoso. Anche in questo caso, o ne mettete uno grande, o giocate con una composizione di specchi più piccoli. In questo caso però è facile che si perdano nella parete, perché sono abbastanza piccoli, quindi aggiungete una fascia colorata oppure qualche altro elemento decorativo. Infine scegliete materiali e colori delle eventuali cornici che si armonizzano col resto dell'arredamento. Per quanto riguarda le mensole, sono utili per esporre piccoli oggetti decorativi che avete, che però da soli si perderebbero. Potete aggiungere a questi sempre dei quadri. Oltre alla soluzione centrata al divano, potete optare per un effetto asimmetrico, impilandone più di qualcuna su un solo lato. Come non citare il verde tra le idee per decorare la parete dietro il divano, elemento oramai molto presente negli interni. Una parete verde aiuterà a portare un tocco di freschezza nella propria casa, oltre a una serie di benefici ben noti come l'effetto calmante e una migliore qualità dell'aria. Non vi preoccupate, perché ci sono soluzioni anche se avete un pollice nero, e tra poco ve ne parlo. Per posizionare le piante a parete ci sono diversi modi. Possono ad esempio essere collocate su mensole dalla forma particolare. Possono essere appese con appositi sostegni, e c'è un mio tutorial qui sul canale. Insomma, le soluzioni sono varie, e per aiutarvi ho creato una sezione nella mia vetrina su Amazon che raccoglie un po' di queste decorazioni. Il link è sempre in descrizione. Mi raccomando, leggete bene le misure, perché alcune soluzioni sono abbastanza piccole, quindi dovrete prevederne più di qualcuna. Come dicevo, se non avete il pollice verde, se non avete tempo di prendervi cura delle piante, potete utilizzare il verde stabilizzato. Dall'aspetto spugnosetto l'avrete sicuramente visto, si tratta di lichene che non ha
bisogno di cure né di acqua né di luce. Trovate in vendita quadri con queste composizioni e a volte anche personalizzabili, quindi potete scegliere i colori con cui crearlo. Ci decorano per esempio anche gli specchi, si possono trovare delle scritte o altri complementi. L'ultimo consiglio per arredare la parete dietro il divano per la selezione di questo video è quello un po' più invasivo e che richiede un maggiore budget, però è la soluzione che ottimizza più di tutti lo spazio. Ideale quindi se avete un soggiorno piccolo o un soggiorno stretto. Si tratta di utilizzare dei mobili contenitori, dei pensili al di sopra del divano e vi mostro direttamente i miei progetti in cui ho usato questo espediente. Il primo è questo open space di un appartamento londinese in cui ho lavorato davvero al centimetro per massimizzare la metratura a disposizione e qui vedete la bozza in 3D. Il divano risulta incorniciato da una colonna combinata con dei pensili. Il secondo è sempre un open space e anche qui non avevamo molto spazio. Ho previsto quindi di inserire dei pensili con una mensola in legno al di sotto. Tenete presente che sotto i pensili o sotto la mensola potete inserire una striscia LED così da integrare anche l'illuminazione. Terzo esempio, quello più strutturato e grande di tutti, perché dovevo dare coerenza e uniformità sia al divano che al tavolo adiacente, che erano sulla stessa parete. Visto che il soggiorno era abbastanza stretto, ho previsto questo mobile ad L con colonne e pensili che incorniciassero il tutto. Ho aggiunto una carta da parati con un disegno discreto in palette col progetto e che desse anche un po' di profondità per allargare lo spazio. Ed ecco la realizzazione. Spero che questi consigli vi siano utili, vi ricordo che sotto al titolo, espandendo la descrizione, ci sono i link ai video che possono essere interessanti su questo tema, i miei contatti e anche qualche articolo di arredamento. Inoltre trovate le immagini viste oggi in una bacheca sul profilo Pinterest Zeoma Design. Io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 15. Che cosa avete utilizzato voi per caratterizzare la parete dietro il divano? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!